Beh, il Covid ha creato una limitazione molto forte. L'arte, però, proprio per sua natura, secondo me, deve sempre superare un limite e trovare il modo per arrivare comunque al cuore dello spettatore. Io che sono artista mi devo rendere conto di rendermi necessario, essere importante per lo spettatore, essere quel nutrimento emotivo che ti eleva, che ti rende essere umano e che non ti fa solo sopravvivere. Tutto quello che vedi qua è il risultato di smontaggio di seggiole, di mobilini, di porte e adattati a quelli che sono gli angoli non regolari dello spazio, che se tu guardi è lo stesso meccanismo di cui parlavamo prima del Covid, adattarsi a quelli che sono i limiti. La resilienza è proprio la risposta, l'adattamento. Ricordiamoci che non sopravvive il più forte, sopravvive chi si sa adattare. Troppe volte, no, il lavoro dell'artista viene un po' considerato qualcosa di solo mentale, di solo, tra virgolette, creativo, ma etereo. Io invece credo che sia molto importante rapportare tutto anche al lato pratico. È molto importante che sia chiaro che il lavoro dell'artista non è soltanto andare in scena, ma è anche preparare il lavoro. Preparare praticamente, io costruisco anche oggetti di scena, costruisco costumi, bettino le parrucche, ma anche tutto quello che è l'organizzazione del teatro. Diversi colleghi purtroppo in questo periodo hanno dovuto mettersi a lavorare in altri campi e questo è uno spreco di potenzialità. Un sogno ricorrente che in questo periodo ho è lo spreco. L'altro giorno ho sognato un grosso pranzo preparato bellissimo che veniva tutto buttato via. La mente lavora in questo senso. L'elettrice palatina Anna Maria Luisa de' Medici ha avuto l'intuizione che l'arte è di tutti. L'eredità fiorentina lei la diciamo dedica e la fa in modo che sia fruibile per la città, per i fiorentini e per tutti gli stranieri, come ha scritto nel suo patto di famiglia. È una donna volitiva, è una donna che nella grande difficoltà, nel periodo in cui è vissuta, ritrovarsi l'ultima erede di una grande stirpe con sulle spalle tutta quell'eredità artistica, insomma, non è una cosa da poco. E con tutti i meccanismi politici che doveva tenere in ordine, doveva tenere in equilibrio, credo che abbia fatto la scelta più giusta e più interessante, più intelligente. Si è dimostrata veramente una donna coraggiosa, forte. La paragonerei un po' a Margaret Thatcher, che ha avuto questo pugno di ferro nel perseguire le proprie decisioni, opinabili o meno, però una donna che si è opposta a un meccanismo di mondo maschile, come anche l'elettrice palatina ha fatto. In questi mesi abbiamo lavorato al il carrozzone di Fagarash, che è questo ammasso di roba che è il protagonista del prossimo spettacolo. Tre zingari che vanno in giro a vendere pozioni, che danno quindi delle soluzioni facili a problemi difficili. Il mondo non è facile, quindi non puoi trovare soluzioni facili a un mondo che è difficile, che è complicato. E quando tendi a, voler mettere tutto in ordine in maniera precisa, non ci se la fa, non esiste, non si può. Ti toglie completamente l'espressività e ti impedisce di leggere nella gioia dello spettatore. Nell'ultimo spettacolo che ho fatto, Brunella Notte, io non riuscivo mai a capire se il mio pubblico stesse ridendo o piangendo. Disastro.